certamente sono sempre 38 primavera. E questo è il punto, che ha 38 anni e che non sono pochi, però sa controllare bene le sue forze, le sue energie. Pensa che è professionista dal 1994. 14-15 incontrò a Maddaloni, in provincia di Caserta, Antonio De Curione e vinse per KO tecnico la terza ripresa. Bello esordio. Ne incontri tanti, ne incontrati di pugili che adesso sono padri di famiglia. E la quarta ripresa, incontro su un piano di equilibrio, Ilir prova il destro, ci prova ad attaccare ma cade sul destro senza alcuna potenza. Difende sempre molto bene Ilir. Beh, quando è alle corde si sposta all'indietro e manda a vuoto i colpi di Cossedu. Tuttavia Cossedu dovrebbe avere una riserva di tecniche quantomeno per riuscire ad arrivare a un pugile come Ilir che si protende all'indietro, agilissimo nello spostarsi e poi nel rientrare. Colpi quelli di Ilir non pesanti, però no, sono quelli che fermano però l'azione. Poi ha messo un paio di sinistri precisi, lo fermano sui talloni proprio. Insomma, sta facendo un po' di pugilato, ciò fa vedere sta facendo quelle cose che si chiama pugilato, perché con un pugile attaccante come Cossedu è quello che lui deve fare, non deve andare a cercare l'avversario, perché tanto gli arriva quando vuole. Ha messo due sinistri, poi un destro preciso, ancora il destro di Ilir questa volta sull'attacco a vuoto di Cossedu, a vuoto, sì, ha mandato a vuoto Cossedu. Ma parzialmente, è arrivato un po'. Ma... E poi, però il destro di Ilir è stato ben più preciso. È che anche Ilir non fa più di tanto, potrebbe... A questo punto, quando è alle corde si butta indietro e addio, non arriva più. Anche perché ha le braccia lunghe e lo tiene lontano. Deve fare il minimo, il campione in fondo è lui, sì. Per cui Cossedu dovrà fare qualche cosa di più, di meglio, se vorrà conquistare il titolo. Poi magari andiamo a vedere, ha vinto tutte le riprese secondo i giudici, però insomma, no. A mio avviso no. No, perché ci prova. A vuoto, bravissimo Ilir. E deve incassare. A vuoto, Cossedu, rientra Ilir con estrema precisione. Ripeto, non potenza, ma estrema precisione. Senza mai dimenticare che in tutti i casi Mustafa Ilir ha concluso 17 dei suoi combattimenti. Non è certo di arrivare alla decima. Certo, fino in fondo. E allora fa il minimo che può. È la quinta ripresa ridendo scherzando siamo quasi a metà. Vediamo se poi nel proseguio si accorgerà di avere ancora una riserva di forze per poter fare vedere qualche cosa di quello che non ha ancora fatto vedere. Io dico ridendo scherzando, ma qui sul ring nessuno ride e nessuno scherza. Per l'amore di Dio, è una battuta chiaramente. Quinta ripresa. L'arbitro è sempre Giustino Di Giovanni, i giudici e le loro sedie è sempre Francesco Rega, Boscarelli e Giancamilli. Sì, e l'arbitro ha sottolineato un attimo, ha richiamato il Lorenzo grande, a colpire, grande, non a colpire con l'interno del guantone. Sì, grande schivata di Ilir, che ha visto partire un destro, ha spostato il capo di 4 centimetri. All'indietro è andato a vuoto il colpo, è stato di una bravura difensiva esemplare. Occorre sottolinearlo anche questo, anche qui. E come si toglie dalle corde? Va via. Beh, adesso non esageriamo. Siccome il libro negli ultimi tempi non era stato così brillante, questa sera quantomeno, poi magari perde il contro, però sta facendo vedere, viva Dio, un po' di pugilato. Perlomeno quello che si intende per nobile arte, no? Ma certo. Certamente. Senza nulla togliere Cossedu, che la sua box è questa, aggressiva, attacchi continui, possibilmente precisi. Deve ecco, adesso va in forcing. Per poter colpire. Certo, però non è riuscito a fare granché nel corpo a corpo Cossedu, che pur tanta buona volontà, tanta grinta, che potrebbe consentirgli
di togliere il titolo del Mediterraneo WBF all'avversario, proprio perché potrebbe arrivare nelle ultime tre riprese con Mustafa Edir stanco, in rosso fisso di energie. Comunque fino a questo momento l'incontro è lì. A mio avviso c'è una preferenza per Mustafa. Sì, non c'è una gran differenza, anche perché Lorenzo Cossetto è sempre è quello che attacca, quello che fa il combattimento. Diciamo che un premio può anche esserci per questo. Certo, però la precisione è per Edir Mustafa. Sì. Non ha fatto troppo Edir, perché poi va indietro come di consueto. Queste sono le azioni che deve fare Cossetto. Sì. Deve portare l'avversario alle corde. Sinistro di Cossetto. E poi continuare a colpirlo al corpo, perché sopra non ci arriva. Certo. Perché si porta indietro. Molto attento Edir. Studia evidentemente energie per fare 10 riprese a tavoletta, certo, e quindi certo, deve certo combattere come sa, come può. È un progetto tecnico molto sì, lucido, intelligente, si capisce che il pugile sa quello che vuole e quello che fa. È anche molto ben preparato rispetto ad alcune esibizioni ultime non propriamente esaltanti di questo pugile da grande talento, ma chiaramente ha dovuto fare i conti con una nazionalità che certamente non è di spicco nel panorama. Sinistro d'incontro di Edir, poi jab di Lorenzo Cossetto. Uno, due del pugile kosovaro. È nato a Pristina. Con le corde riesce a imbrigliare gli attacchi dell'avversario Edir. Cossetto ci prova, che trova fatica a sfogare la potenza perlomeno teorica delle sue braccia, dico teorica perché qualche colpo arriva prima del limite, non ne vince anche di Cossetto, qualche colpo arriva. Ma guarda che questa ripresa fino a questo momento, questa è la solita serie con la quale ottiene ben poco. È quello che sa fare, quello che può. Ma d'altra parte deve insistere, anche hai visto che questi due jab sono arrivati. Sì, sì. Certo, la replica poi di Mustafa pareggia le sorti. Guarda come gli metti i cartoni. 1-2 di Mustafa, tre colpi. Portato e con una bellissima schivata. Sì. Mandare a vuoto l'avversario nella replica. Ma io ho la sensazione che se le energie lo sosterranno, questo è un incontro che ci farà vedere un finale straordinario da parte di Edir Mustafa. Attenzione comitata, si è fatto subito sentire Edir, occhio, non ti provare. Era molto involontaria la fase però da parte di Cossetto. Ancora Edir che anticipa. Sì, è molto bella. Ha aumentato il ritmo però Edir. Perché anche Cossetto ha aumentato molto il ritmo in questa ripresa. Guai se non lo avesse fatto, perché è stato Cossetto che, certo, che ha messo il piede sull'acceleratore anche. E una bella ripresa reagire da parte della pugile di Pristina. Ancora i schiaffoni larghi da parte di Cossetto. Che però possono anche far male. Sì. Visto anche la condizione atletica e il destro d'incontro di Mustafa. Sì. Adesso incontro di Edir, ancora il sinistro. Il jab. È una ripresa per Edir, quindi ha un vantaggio cospicuo, ma insomma io non sono d'accordo, però va bene. L'importante è che pugile poi ne tragga benefici psicologici in questo momento. È la settima ripresa. A mio avviso non è vero che Cossetto ha un cospicuo vantaggio. Vediamo come saprà gestire invece queste riprese che potrebbero regalargli la cintura del Mediterraneo WBF dei supermedi, cintura che invece potrebbe rimanere a Mustafa Edir se saprà
gestire il pugile kosovaro. Questi attacchi continui, di Gussetto, un montante sinistro all'ultimo momento girato da parte di Ilir, tecnicamente ineccepibile, occorre sottolinearlo. Certamente le cose più belle sono quelle che si vede tecnicamente di Ilir, ma da parte del Lorenzo Gossetti c'è questa voglia di vincere, questa voglia di attaccare, di portare colpi. Certamente è difficile per lui arrivare a segno, perché Ilir Mustafa ha una tattica 1-2 di difesa. 1-2 di Mustafa, il sinistro poi di Ilir va sui contoni, fase favorevolissima al campione in carica. Ma a partire dalla precedente ripresa Ilir ha fatto molto di più anche in questa, pur non prendendo l'avversario come in questo caso, però l'ha tenuto lontano. Sì, beh, non si può avvicinare Cossetto. Ora fa un'azione Cossetto, ma non arriva a toccare Ilir. Certo, Cossetto dovrebbe limitarsi a colpire al tronco, là, di là non può spostarsi all'indietro, quindi sta lavorando il sinistro colpo di Ilir a segno. Sì, ma ha replicato però anche sì, Cossetto ha replicato Cossetto, ma in maniera, io direi, quasi casuale. Anche un destro di Cossetto portato bene questa volta, ancora Ilir che va a segno, ma è da vedere poi i colpi da quale parte fanno più male, perché ma sai, può incassare. A giudicare i numeri è chiaro che Ilir ha qualche cosa in più nei colpi, anche se non sembra, per come li porta questa sera, usa quasi una lievità agonistica il pugile della Cavallari Promotion. È il modo questo per mantenere le energie, perché più quando energie ci metti molta potenza in un pugno, con il rischio poi di andare a vuoto, di essere, ci metti una fatica incredibile. Ma infatti Cossetto sta facendo quello che dici tu, carica sempre a testa bassa, carica ogni colpo come se fosse quello determinante per il combattimento. Ed ora sangue al naso, questi jab che le arrivano, gli arrivano precisi, 1-2 ancora di, a vuoto. È arrivato anche Cossetto con sì, un lancio, ma destro. È arrivato prima sulla spalla e poi addosso, per cui